Adesso facciamo un esempio, no? Queste persone qua che mi hanno scritto, no? Hanno tutte più o meno la visione della strega che vola sulla scopa, sì. Più o meno, no? Ecco. Il problema è un altro, è che loro hanno la visione della strega che vola sulla scopa, ma loro non sanno come andare sulla, sulla scopa per poter volare, sì. Questo è il vero handicap. Allora cos'è che dicono? Bello, mi piace benissimo la andare dalla dea volando sulla scopa, però io non riesco a volare sulla scopa. Allora qual è lo scopo mio? Lo scopo mio invece è quello di portarle a volare sulla scopa. Per cui se io riesco a portarle a volare sulla scopa è un altro passo avanti, capisci? E qual è il punto centrale? Le streghe in effetti volavano, volavano su per i camini, ma per volare sui per i camini avevano una vita che li ha portati a volare sui camini. Cioè, voi dovete mettervi in testa questo, e io lo sto preparando questo. La vita delle donne, l'orrore della vita delle donne, quant'era faticosa la vita delle donne nel Medioevo, quando dovevano portarsi la legna, accudire al marito ubriaco che pestava, sottomettersi al prete, riuscire a mantenere i figli e riuscire a far funzionare la vita perché il giorno dopo continuasse. Cioè, ci vogliono degli sforzi che voi nemmeno avete un'idea. Per riuscire a fare questo bisogna compattarsi in una maniera spaventosa. Altro che il fatto a me mi hanno massacrato di botte per due giorni, quella è una cazzata rispetto a una vita passata in quelle condizioni. E volete che le persone in grado di fare questo 365 giorni all'anno per 20 anni, 25 anni, senza nessuna prospettiva se non quella di morire, non fossero in grado anche di compattare il loro corpo luminoso e di non volare? Cazzo, se erano in grado di farlo. Il problema è che cosa guardiamo noi? Guardiamo l'effetto finale, guardiamo che bella la strega che vola sulla scopa e perdiamo di vista tutti gli sforzi che ha fatto per riuscire a volare. Sì. Allora io a queste streghe, io trasmetterò questo, farò un bel articolo, mio figlio me lo traduce e glielo metto. Questa è la tradizione italiana, sono gli infiniti sforzi che hanno fatto le donne per costruire la vita. Se noi dimentichiamo questo, dimentichiamo l'essenza stessa della stregoneria, e questo sarà il mio compito di far capire loro. Sì, no, ma difatti anche, cioè, non è che sia tutto negativo, tanto per dire, io vedevo un manuale di stregoneria americano fatto abbastanza bene, che ad esempio parlava della costruzione della bacchetta magica, però diceva chiaramente, dalle indicazioni si capiva che le cose erano fondamentali, che la cosa non funzionava in se stessa, ma perché c'era una volontà. Infatti diceva, devi scegliere una pianta, devi andare per 50 notti alla stessa ora a tagliare questo ramo, cioè, questo già significa che chiaramente ottenere quel risultato non era perché dici c'ho la bacchetta magica, ma perché per 50 notti alla stessa ora, cioè, pensa alla volontà, l'energia, la decisione, l'attenzione, cioè, l'intento, soprattutto dici, cioè, nel senso che impegni, organizzi anche la tua giornata, perché logicamente non puoi pensare, ad esempio, questa sera non ci vado, o questa sera vado da un'altra parte, cioè significa chiaramente anche modificare i tempi e i ritmi della propria esistenza, e questo qua significa chiaramente introdurre alcune cose. Infatti io leggevo su un altro manuale di stregoneria francese, che era il manuale della vita della stregoneria, che dicevano anche loro, danno queste indicazioni, dicevano, è fondamentale, diventare delle streghe o dei pagani è difficile, perché non perché tanto sia difficile realizzare se stessi, ma perché richiede sempre un sacco di lavori, di impegni e di cercare oggetti, di creare oggetti. Ma la finalità non è tanto quella del creare l'oggetto, dire adesso questo, ma la tua volontà di crearlo e il tuo impegno nel crearlo. Certo. E questo dopo ti può portare a avere dei risultati. Certo. Praticamente il risultato finale in un'azione di stregoneria, quello che appare, è la verità dell'apparenza. Ma per arrivare a quella verità dell'apparenza occorre un percorso di libertà, un percorso di trasformazione soggettiva. Ora, a me mi interessa mettere l'accento su questo aspetto, perché è questo che potrà seminare il futuro. Però chiaramente, se a me mi scrivono 10 donne dagli Stati Uniti dicendomi noi pratichiamo questo, però sentiamo che non va bene, è chiaro che quelle donne sono già pronte.
Conte, sì, per afferrare qualcos'altro. È chiaro che presentandoli col mio linguaggio magari alcune scapperanno sicuramente, però qualcun'altra tenterà di approfondire. Per cui ecco che sto Raven Grimassi e altri che hanno fatto una cosa che a me mi lascia un po' sconcertato, in realtà hanno fatto un'operazione di stregoneria, hanno preparato un terreno che sul quale è possibile intervenire, per cui non è negativo tutto ciò, però ne prendiamo atto. Sì, insomma, sì, ma d'altronde vedi, tu parli sempre di attenzione, cioè sto Grimassi ha creato l'attenzione verso l'Italia, certo. E in Italia ci sei te e di conseguenza... Sì, cioè, no, ma in effetti è vero, se qualche volta mi metto le mani sui capelli. Cioè, nel senso che può sembrare che anche l'importante è quando qualcuno fa qualcosa, non è tanto forse la validità o la correttezza ideologica, culturale, storica, sociale, cioè di queste cose. Non è assolutamente niente. L'importante è quello che lui riesce ad attivare, cioè nel senso, non importa che uno dica le tue teorie sono strampalate, ti sei inventato la storia. Cioè, se uno inventa una storia e questa storia diventa il motore di cambiamento dell'esistenza delle persone, ha creato la storia, certo, a quel punto. Certo. Cioè, anche se è un falso. Di conseguenza è sempre un positivo questa cosa. C'era in Castaneda, credo, non so, o da qualcun altro, non mi ricordo più. Cioè, se noi non esercitiamo la volontà nella vita, no? Non è che la vita muta. La vita esercita su di noi comunque la sua volontà. Per cui qualunque cosa facciamo noi, o la facciamo perché noi lo vogliamo fare, oppure noi la subiamo perché la vita ce lo impone. E non sempre quello che noi facciamo è fatto così per caso. Basta. No, in effetti esistono delle forze alle quali obbediamo. E non è che lo obbediamo perché loro ci dicono sì padrone, cioè noi diciamo sì padrone, ma perché costruiscono lo stato di necessità. Ve ne ho già parlato con Gaia, adesso non bariamo qua. Costruiscono degli stati di necessità ai quali noi rispondiamo. E noi sappiamo cogliere alcuni aspetti anziché altri. Per cui tutto ciò che avviene ci può solo essere positivo. Sì, no? Sì, ma infatti la cosa fondamentale è non pensare di essere egocentrici, perché anche le altre forze sono egocentriche, cioè nel senso che come noi abbiamo un desiderio, una volontà, cerchiamo qualcosa, non siamo noi gli unici a poter, anche le cose vogliono qualcosa, nel senso che... Egocentrismo, Francesco mi dice che come noi vogliamo qualcosa, anche gli dèi vogliono qualcosa, ed è un equilibrio che si deve costruire. Ma anche le cose, anche gli oggetti, certo, cioè anche le piante, certo, cioè, nel senso che... Sì, ma intesi come dèi, cioè nel senso che oggetti... Che poi, cioè quello che è fondamentale è che questa volontà delle cose, degli oggetti, o di qualsiasi cosa volete, è sempre una volontà che è interna e appartiene all'oggetto. Certo. Perché ad esempio io sentivo il discorso che c'è stato e che c'è, che poi farò vedere se ho l'articolo sul discorso della creazione, se i creazionisti che vogliono contestare l'evoluzione, ma anche i cristiani che dicono sì, accettiamo l'evoluzione, dice sì, noi l'accettiamo, però se non fosse intervenuto dare Dio l'anima all'uomo, l'uomo sarebbe una bestia, cioè nel senso, in sostanza dicono questo anche i teologi. Noi diciamo, se l'uomo è diventato così, non è perché è arrivato un disgraziato che si chiama Dio dei cristiani e ci ha dato l'anima. Ma noi questa anima l'abbiamo sempre avuta, questo spirito l'abbiamo sempre avuto, ma le stesse cose che erano attorno a noi, anche loro avevano un'anima, avevano un desiderio, avevano un interesse. E in base alle loro energie hanno fatto delle scelte anche di alleanza, hanno scelto di favorire certe forme di vita che erano più condizionanti e più funzionali a loro. Logicamente bisogna sempre pensare che noi abbiamo, se noi ci riconduciamo alla nostra visione dell'esistenza, abbiamo una concezione che è deformata dal nostro periodo temporale, ma se noi parliamo all'interno della vita, il problema di miliardi di anni o di milioni di anni è secondario, cioè nel senso che proprio diventano una frazione di secondo. Di conseguenza noi potremmo ragionare perché abbiamo la necessità fisiologica di mangiare un certo numero di ore. La vita ha la necessità di realizzarsi, di andare al meglio entro un milione di anni. Perciò fa delle scelte che sono dettate da limiti temporali ben diversi dai nostri e con dei valori ben diversi dai nostri. Perciò anche noi subiamo. L'importante è essere... visto Nico. È arrivato Nico. Guarda che ti caricano il bacio, dai.
No con la lingua, niente lingua. Attacchiamo i telefoni allora in questa nostra, in questa nostra trasmissione a ruota libera di oggi. 049 700 700, quale signora? Il numero che è sulla televisione. Internet. Sì, su internet. No, non mi ha ancora telefonato perché devo ancora attaccare i telefoni. Bene, allora agganciamo i telefoni, è 049 700 700 e 049 700 838. Gli indirizzi su internet, ma ve li diamo, uffa. Sì. Cioè, voi andate sul motore di ricerca, ormai ci siamo dappertutto, cercate paganesimo politeista, viene fuori la lista. Da paganesimo politeista cliccate dentro e ci trovate. Cioè, se andate su Virgilio fate politeismo, trovate soltanto noi, perciò non c'è problema di sbagliare il sito. Marco. Ciao Marco. Ieri su una radio di preti c'era un esorcista. Ha raccontato un fatto che non so se è accaduto a lui o a un suo confratello. È andato in casa di un contadino a fare l'esorcismo perché questo qua era posseduto dal demonio. Siccome il concetto era che il demonio non possiede, non può possedere solo esseri umani, ma si può inserirsi anche nelle cose, anche negli animali. Insomma, il demonio va dappertutto, non è che insomma ammira solo l'essere umano. E raccontava sto fatto. Allora, sto esorcista cosa ha fatto? È stato lì un po', mezz'oretta, ha fatto andare via il demonio dal contadino e gli ha detto vai dentro in quella scrofa. Era un contadino, aveva degli animali nel cortile, no? E l'uomo è stato liberato, solo che dopo mezz'ora la moglie del contadino è andata con il secchio a dare da mangiare alla scrofa, la scrofa come ha visto la donna si è avventata addosso e ha mangiato la donna, insomma l'ha uccisa. Adesso mi chiedo, ma di chi è la colpa, del demonio, dell'esorcista o del contadino che era indemoniato? Sì, adesso te la racconto io un'altra. Dammi tu una spiegazione, perché guarda, guarda, ti parlo di ieri 14 e giugno nel 2000, no? 14 giugno 2000, no? Roba di Medioevo, sì. 1100, roba di ieri. Ma le barzellette vengono raccontate anche adesso? Ma se tu non credi al diavolo, poi il diavolo ti prende. Ciao. Ciao. Di Nola, nei suoi libri del diavolo, racconta di un esorcismo fatto da un prete, che una donna che non andava in chiesa e che votava comunista aveva 100 diavoli dentro, e lui ha liberato i 100 diavoli, poi lei è diventato... Ma d'altronde... Pronto? Pronto ragazzi, ciao. Ciao. Mi chiamo Nico. Dimmi. Dunque, mi dico se tu qua Marco, no? Sì. Sì. Gon, podre orto. E come aveva il demonio nei capucci, perché io mangio cosa può ritrovare l'esorcista? Sì, dai. Forse sì. Forse te convienza. Sì. Forse risparmi. Ciao. No, ma in effetti è una barzelletta sta roba, però è anche pericolosa. Non è solo un gioco. Sì, no, anche perché appunto soprattutto vanno a rimarcare la volontà di creare paura. Cioè nel senso, cioè noi ci possiamo anche ridere, però pensiamo quanti... diciamo disgrazie, quante vite rovinate, quante famiglie rovinate, quante situazioni disperate, quante eredità hanno avuto terrorizzando i vecchietti del suo demonio. Ma ad esempio c'era Pasolini, mi è caduto fra le mani alcuni scritti corsari di Pasolini, diceva che criticava i testi della Sacra Rota sul solimento dei matrimoni, e c'era un loro linguaggio, ma diceva, ma queste condizioni chi le ha create? Le hanno create le persone o le hanno create gli estensori di questi documenti? Allora creano le condizioni di disagio, creano la sofferenza, creano la malattia, e poi loro si arrogano di essere giudici di questa sofferenza, di questa malattia, e che le persone devono sottostare alle regole che loro hanno imposto, quando hanno creato le condizioni della sofferenza. Questo lo scriveva Pasolini negli anni 80 e la cosa non è certo cambiata. Non sono cambiati i rapporti di forza o i comportamenti. Ciao Claudio, volevo sapere se il vostro rito è... Quale è il nostro rito? Quello di Asiago? La vostra religione, non so,
che esisteva tanti anni fa, adesso mi non esiste adesso, se uguale ad adesso, o se emancipato, evoluto, sviluppato, eccetera. E dopo volevo dire, come mai che le donne stese sempre raffigurate, definite brutte, cattive, invidiose, oppure gobbe, eccetera, no. E anzitutto vecchie, grazie. Grazie, ciao. Allora, innanzitutto le streghe vengono raffigurate come belle, lussuriose. Sì. E sono lussuriose anche quando sono vecchie. Cioè, la vecchiaia assale, però sono sempre lussuriose. Questo è, perché in effetti uno dei primi elementi di ribellione della stregoneria è stato il sesso. Perché? Perché l'energia sessuale è l'energia della vita, eh. Se non avete energia sessuale, meglio se perde. Per quanto riguarda i nostri riti sono adesso quello che sono. Una volta cosa c'era di nostro? C'era tutto e niente nello stesso tempo, nel senso che apparteneva a quelle culture, cioè noi prendiamo da tutte quelle culture le cose che ci servono, però non saprei dirti se questo rito sì o l'altro no, anche perché lo vedrei con gli occhi di adesso, cioè con gli occhi dopo 2000 anni che le cose si sono trasformate, per cui non saprei dare un giudizio di allora per le cose che erano allora, per la società che c'era allora, per le condizioni culturali di allora. Io posso darlo di adesso e dico che io non ripeto il passato perché adesso non è il momento passato. Per cui io adesso sì, attingo dal passato, ma vado a costruire il futuro. Per cui i riti che io faccio adesso, le condizioni e anche le stesse affermazioni filosofiche che faccio sono sempre diverse dal passato. Derivano dal passato, cioè un'evoluzione del passato, perché il paganesimo è libertà, per cui è trasformazione continua, è continuo adattamento in base alla vita, non è ripetizione. E allora io costruisco le cose, ma non subisco ordini, non subisco diktat. Comunque le streghe erano sempre belle, essenzialmente lussuriose. Ricordo sempre questo, perché la lussuria era cosa caratterizzava una strega, cioè una donna che piaceva farlo era comunque una strega, anche quando le condizioni di vita erano spaventose. Ricordo sempre, cioè l'energia sessuale è talmente importante, ma talmente importante, senza la quale l'uomo non esisterebbe, cioè la natura non esisterebbe. Ricordiamo se ho questo quando guardiamo le robe. Ma difatti c'è un film che è uscito quest'anno, che tra l'altro non ho purtroppo il ritaglio dietro, e in cui c'è la descrizione di un posto di stregoneria fatto nel 1500 in Toscana, in cui si dice chiaramente che studiando questo posto di stregoneria si vede il fatto stesso che la donna processata quella di stregoneria utilizza il sesso per sconvolgere i suoi aguzzini, cioè nel senso anche la descrizione del sesso, e come rivendicazione di una propria libertà, di un proprio modo di essere, cioè nel senso che sceglie il tipo di sesso, sceglie la libertà e soprattutto la possibilità di farlo quando lei decide, cioè non seguendo più principi preteschi e così via. Ricordate che il sesso, la sessualità è l'elemento centrale del cattolicesimo, cioè al centro del cattolicesimo c'è la distruzione della sessualità umana, al centro della libertà c'è la rivendicazione della sessualità umana. Perché è importante il Gay Pride che si fa a Roma? Non tanto per il Gay Pride in se stesso, ma perché c'è una rivendicazione, una riaffermazione di individui rispetto a una società coercitiva. E il centro del cattolicesimo è la sessualità, ma è la distruzione del sesso, è la costruzione della fobia, è l'annientamento del piacere sessuale. E naturalmente il piacere sessuale, dal momento che risponde alle pulsioni di vita, viene negato e condannato. E se indica a tutti, attenzione, quando voi vi guardate qualche documentario sulle sette, il giornalista metterà l'accento qua che se sesso, qua che se sesso, sicuramente che se sesso, che aveva un sacco di night per scambisti che da qui nel mondo, però sicuramente là dentro che sei il sesso. E questa perversione, ciao Giampaolo, e questa perversione di fondo la troverete sempre. Perché? Perché è la distruzione del piacere sessuale, la distruzione della vita che fa la Chiesa Cattolica e viene rimarcata agli altri la loro ribellione. Sempre questo. Sì, questo è un classico proprio. Pronto? Questo è un suo sessuale di origine cerebrale, ed è questo.
Bene, detto questo, noi continuiamo a dire questo, sì. No? Va avanti Francesco, se no va avanti Mimmo. No, come beh, vuoi tu? No, prosegui pure, cioè, beh, se vuoi, visto che siamo abbastanza vicini alla chiusura, io volevo ricordare alcune cose. Fai. Cioè, allora, volevo ricordare un discorso che è fondamentale, che beh, dico su internet, agli ascoltatori che hanno la possibilità, ormai sono molti che hanno accesso a internet, moltissimo materiale lo trovano all'interno dei vari siti e sui motori di ricerca, bene o male, ai siti sia di Claudio che dell'Istituto ci arrivate. Anche perché alcune cose sono state caricate di recente, tanto per dire, cioè, sul sito Paganesimo sono state caricate alcune pagine personali, sono state caricate di testi sulla reincarnazione, cose del genere. E la cosa importante è la mailing list, in cui gli ascoltatori che vogliono dibattere di Paganesimo possono benissimo farlo e possono benissimo sottoscrivere e scambiare messaggi su questa cosa. E ricordo l'indirizzo della mailing list, che è http://paganesimo.listbot.com. Nell'occasione voglio anche ricordare le conferenze che ci saranno a luglio, il 21 luglio, 28 luglio, di Claudio Simeoni, il 14 luglio la conferenza di Silvano Lorenzoni sui megaliti, e domani sera, appunto, sempre a Malostica, la conferenza con diapositive, una conferenza di geografia sulla Guyana e Venezuela fatta da Silvano Lorenzoni. E io ricordo appunto la sede di Malostica, che è in via Montello 66, la ex emittente regionale veneta, ed è sulla statale Malostica Bassano, perciò è anche facile da raggiungere. E, di conseguenza, io ci sarò e saranno anche altri soci dell'istituto, perché appunto per questa conferenza, e poi soprattutto sarà l'occasione di parlare di termini pagani nel ciclo di conferenze che faremo a luglio. Vi ricordo che la conferenza, specialmente Stregoneria oggi, è una conferenza che è stata bloccata dal sindaco di Sandrigo. E il sindaco di Sandrigo bloccò quella conferenza perché innanzitutto per un atto di vigliaccheria personale soggettiva, cioè nel senso che quando si dice a una persona tu non puoi esprimere il tuo pensiero, si va comunque contro il dettato costituzionale, si va contro quello che è la società civile e si va contro a quello che è l'esposizione delle persone. E lo ha detto, tu non puoi esprimere questo pensiero perché lui è allineato con Wojtyla, che ha un solo interesse, quello di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è il leitmotiv che c'è nel cattolicesimo, perché il cattolicesimo esiste soltanto perché ha il diritto di mettere in ginocchio i bambini. Senza condizionamento educazionale non c'è cattolicesimo. Vi spiego una roba, voi al bambino non andate a raccontargli le dimostrazioni sull'esistenza di Dio, ma al bambino andate a dirgli quanto Dio è buono, che vi ama e vi protegge. E che muore per bambino. Quando dopo il bambino ha 2, 3 anni, 5 anni, 10 anni, dopo 10 anni che si è vissuto sta roba, 12 anni, 13 anni, allora qualcuno viene a mettere in discussione l'esistenza di Dio, le prove sull'esistenza di Dio. Però ormai ha fagocitato, ha interiorizzato che Dio lo ama per 10 anni, cioè per 10 anni, 15 anni l'avete costretto a sentire che Dio lo ama. Capite che a quel momento tutto il razionalismo con cui voi potete presentarvi l'esistenza di Dio va a farsi fottere. Davanti a cosa? Davanti all'emotività che è stata costruita nel mettere in ginocchio. Per cui mettere in ginocchio i bambini, stuprare, perché significa stuprare i bambini questo, mettere in ginocchio i bambini significa stuprare i bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è il delitto più grande che viene compiuto dai cristiani. Dopo tutto il resto, tutte le estremizzazioni, il fisico, lo stupro, le stragi, sono irrilevanti. Anche la stessa fattura del vescovo di 800 macette con cui ha pagato in fondo è irrilevante davanti alla costrizione in ginocchio dei bambini. Ricordatevelo sempre questo. E naturalmente cosa succede? Succede che quel sindaco ci ha impedito di esprimere il nostro pensiero perché questo gli avrebbe impedito di costringere in ginocchio i bambini. Cioè, e volete che io non abbia disprezzo per una persona del genere? Certo che ho un assoluto disprezzo, e questa conferenza verrà fatta a Malostica. Ecco, appunto, io ricordo sempre che c'è il discorso che useranno qualsiasi immagine, qualsiasi emozione, qualsiasi sentimento pur di avere l'8 per mille da voi. Allora, useranno le immagini più pietose, le immagini più tristi, vi verranno a raccontare chissà le carnevalate che sono disposti a fare. Faranno di tutto, tirano fuori la foto dei figli, dei bambini, faranno qualsiasi cosa pur di aver l'8 per mille, perché la loro volontà è sempre quello di annientare
qualsiasi possibilità che le persone hanno di realizzarsi e scelgono di cominciare l'annientamento dall'età infantile. Perciò, se volete cercare di condurre qualcosa, pronto? Cominciate già con un dare l'otto per mille ai... Pronto? Pronto. Sì? Buonasera. Buonasera. Sono Giovanni. Sentia, questo linguaggio che potrebbe sembrare carico di odio, e invece magari se proprio vero, sei io. Grazie, cosa dici? Sì, un po' Giovanni. Non so chi fosse, sì. Ah, mio Dio, canti. Va bene, dai. Scusate un attimo, ragazzi. Niente, allora, continuiamo sì. Ancora a presentare le cose. L'8 per 1000, mi raccomando, sì. Firmate per lo Stato. Per quanto brutto e storpio sia lo Stato, fa sempre meno danno che non la Chiesa Cattolica. Esatto, può essere modificata e soprattutto non si arroga il diritto di imporre un valore etico, morale, ma soltanto delle norme di convivenza civile. Per l'appuntamento ad Asiago, per il rito di Asiago, prendete appuntamento perché dobbiamo cominciare a fare le liste. Per cui cominciate a contattare Francesco, cominciate a contattare l'istituto, contattate me, perché il rito è pubblico, la manifestazione è pubblica, però è riservata, cioè non viene fatta una esposizione delle persone o delle cose. Per cui prendete i contatti e dopo ci metteremo d'accordo. Già se qualcuno già domani sera, ad esempio, vuole parlare del corso di Asiago, tenendo conto che noi siamo diversi, siamo a Marostica. Esatto, a Marostica c'è sicuramente Francesco e altri pagani. Sì, ci siamo sicuramente, di conseguenza. Certo. Se qualcuno appunto non è interessato alla geografia, arriva un po' prima, possiamo benissimo già mettersi d'accordo per Asiago. Certo. Insomma. Per cui tenete presente questo e naturalmente ci possiamo per Marostica, per quanto riguarda le conferenze che invitiamo tutti quanti, insomma, e per quanto riguarda gli altri appuntamenti. Boh. Allora, niente da dire, insomma un po' vuotina vero oggi, non abbiamo neanche parlato dell'acquisto di 800 macette del vescovo. Vabbè, gli è dato un premio anche perché ha acquistato 1000 bambini, perché è un discorso finché questo 800 macette, ma quello della Sierra Leone ha anche avuto un premio perché ha acquistato e salvato, sottratto alla sofferenza 1000 bambini. Vabbè. Vi dico questo, ha comperato 1000 bestie che si chiamano bambini, le ha comperate. Cioè, tenete sempre presente questo nel cattolicesimo. Il cattolicesimo si fa buono per agire sul fenomeno, non sulle cause che producono il fenomeno. È bene che le cause vengano inalterate, così lui ha i fenomeni da presentarvi quanto lui salva dalla miseria. Acquista 1000 bambini, però non modifica le cause che hanno portato quei 1000 bambini a essere una merda. Per cui la merda sarà riprodotta? Sì, ma anche quando comincia a introdurre il principio che una persona può essere acquistata, può essere anche venduta. Certo, può essere. E se tu l'acquisti ne diventi proprietario, di conseguenza hai la proprietà sulla sua esistenza, perché praticamente tu l'acquisisci in qualche maniera. Cioè, è un principio anche giuridico, e puoi chiamarlo giuridico. Scusa Francesco, loro devono obbedire al loro profeta. Cosa ha detto il loro profeta? Le pecore, le bestie sono sue, Dio gliele ha date e nessuno gliele porterà via, va bene Giovanni? Ma giustamente quel criminale di Gesù Cristo ha detto chiaramente, io non prego per loro, ma prego perché sono tuoi. Ah, esatto. Cioè non perché hanno senso queste persone, bene. Ma perché appartengono, sono il gregge del mio padrone. Lasciamo il posto a Mario, allora cosa dici? Anche se manca un minuto, va? Sì, lasciamo il posto a Mario. Magia Stregoneria Paganesimo, vi do appuntamento alle ore 19 con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e continuiamo la trasmissione naturalmente giovedì prossimo, dove riprenderemo la teogonia di Esiodo. Beh, apparecci anche questa sera, perciò. Sì, questa sera alle ore 19 con Tommaso Didimo e giovedì prossimo con la teogonia, e poi continueremo Tommaso Didimo. Mi raccomando, domani a Marostica, via Montello 66. Montello 66, la conferenza di Silvano sulla Guyana e il Venezuela. Sono solo diapositive inedite che lui ha fatto. Diapositive personali delle sue esplorazioni nella savana amazzonica. Sì, cioè, tenendo conto che poi è stato anche in Giappone, è stato anche nella Micronesia, è stato in Sudafrica, cioè ne ha girato di posta negli Stati Uniti, ma soprattutto nei Caraibi, cioè
Sud America le ha girato moltissimo, lui ha collezionato moltissime cose e appunto sono cose originali, ma soprattutto sono cose della sua vita. E difatti sono anche sono alcuni documenti sulle conferenze di geografia che non troverete neanche sui libri di geografia o libri di storia. Bene, ciao a tutti e a risentirci. Ciao a tutti.